È davvero sconcertante, veramente. Io ritengo di intervenire perché è sconcertante che si possa dire che il Consiglio Comunale remi contro l'amministrazione quando alcuni consiglieri propongono che tanto fanno un'attività ispettiva che ha in termini quantitativi inferiori a quella degli anni precedenti. Io ritengo che nel periodo genovese l'attività ispettiva dei consiglieri comunali è stata in termini quantitativi nettamente maggiori, con un'offensiva assoluta da parte del gruppo di AEM, di Forza Italia ed altri, che non ha avuto paragone negli altri periodi. E poi è strano, e io questo lo vorrei chiarire, che vengono definiti Pierini alcuni consiglieri perché probabilmente incidono su questioni importanti e non ci sia da parte del sindaco nessun rilievo nei confronti di altri consiglieri che praticamente fanno tante interrogazioni e probabilmente per altri motivi non vengono citati mai da lui come Pierini. In questi giorni io ho letto tante interrogazioni, però nei confronti di questi consiglieri non c'è mai nessuna contestazione. Ma siccome io parlo come vicepresidente del Consiglio, ritengo anzi in questo momento di dire che i consiglieri comunali devono svolgere più attività ispettiva, più attività di controllo, più interrogazioni, perché sinora tutto quello che hanno fatto, mi riferisco alla vicenda Ruggeri e tanti altri, hanno portato a buoni risultati. Nella mia qualità di vicepresidente difenderò sempre l'operato del Consiglio Comunale fino a quando ritengo che l'operato che è esercitato sia conforme a legge e sia stato ben esercitato. Dunque, sono state affermazioni gratuite che mi hanno sorpreso perché date alla stampa, dette in un momento in cui vi è una grave crisi politica anche a livello regionale e a livello cittadino potrebbe esserci da un momento all'altro qualche cambiamento. Dunque, assoluta difesa di tutti i consiglieri comunali, in particolare di quelli che stanno svolgendo il loro ruolo egregiamente, stando dietro all'amministrazione, spingendola a fare le cose meglio possibile. D'altronde, mi sarebbe piaciuto che, insieme alle dichiarazioni fatte dal sindaco, fossero state chiarite, invece di dire sì, il consiglio rema contro, quali sarebbero state le delibere fatte contro l'amministrazione, quali sarebbero state le delibere negative. Io dal mio punto di vista personale non mi risulta, per fare un esempio, che i colleghi Milazzo, Pecorizzi, Canfora, che lui definisce Pierini probabilmente insieme a me, abbiano mai votato contro l'amministrazione in atti importanti per la gestione delle città, in quei pochi atti. Anzi, a volte sono stati quelli sempre più presenti e costanti. Non si può fare il sindaco di Messina e pensare che non esiste il Consiglio Comunale e pensare che il Consiglio Comunale non meriti rispetto più degli assessori, perché io ripeto, la differenza tra un assessore e un consigliere comunale è sostanzialmente quella che il consigliere comunale è stato eletto dal popolo, l'assessore è stato designato dai partiti o valutato, diciamo, appunto dal sindaco. Ma sappiamo che qua sono stati tutti designati dai vari partiti senza sottoporsi al giudizio elettorale. Dunque è giusto che un consigliere comunale, nell'espletamento del proprio mandato, svolga la sua attività di controllo e anzi spinga l'amministrazione a far meglio.